Buon sabato 29 giugno a tutte e a tutti. Ciao Giovanni e Buongiorno. iniziamo con la lettura di Fratelli Tutti. Dunque siamo arrivati a quale paragrafo? Siamo al paragrafo 137, intitolato Il fecondo interscambio. Vediamo che cosa ci dice di interessante. L'aiuto reciproco tra paesi in definitiva va a beneficio di tutti. Un paese che progredisca sulla base del proprio originale substrato culturale è un tesoro per tutta l'umanità. Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva. La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra sono un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno tutto il pianeta. Se ci si preoccupa, scusami, se ci preoccupa l'estinzione di alcune specie, dovrebbe assalirci il pensiero che dovunque ci sono persone e popoli che non sviluppano il loro potenziale e la loro bellezza a causa della povertà o di altri limiti strutturali, perché questo finisce per impoverirci tutti. Papa Francesco sottolinea come dobbiamo avere a cuore la sopravvivenza, anche la ricchezza di popolazioni magari remote. Se si estinguono, è il pianeta a perderci, e questo ci riporta a una coscienza di appartenere a non solo a un'unica specie, ma a un unico creato. Purtroppo l'essere umano ha testimoniato nel corso dei secoli che fa fatica ad accettare questa fecondità reciproca nel rispetto reciproco, nel riconoscimento della ricchezza da tutelare, nell'alveo dell'esistenza degli altri, rispettare la cultura degli altri per accedere a una visione globale, autentica, che fa della biodiversità la sua essenza. Se Sì. ciò è stato Sì, vai, vai. sempre certo, oggi lo è più che mai a motivo della realtà di un mondo così interconnesso per la globalizzazione. Abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico incrementi e orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. Questo, alla fine, andrà a vantaggio di tutto il pianeta, perché l'aiuto allo sviluppo di paesi poveri implica creazione di ricchezza per tutti. Dal punto di vista dello sviluppo integrale, questo presuppone, che ci si conceda anche alle nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni e che ci si adoperi per incentivare l'accesso al mercato internazionale dei paesi segnati da povertà e sottosviluppo. Ecco, che cosa ti dice questo, Giovanni, tu che sei una persona giovane? Tecnicamente degli organi di, come l'ha definito Papa Francesco, ordinamento, esattamente incrementi, ordinamento mondiale, giuridico, politico ed economico. Dovrebbero già esistere. Tecnicamente l'ONU sarebbe nata per questo, da un certo punto di vista, in teoria. Sì, In dopo la pratica, Seconda Guerra però. Mondiale sono nati molti enti a valenza internazionale, ma evidentemente non abbiamo imparato sufficientemente la lezione. Siamo in qualche maniera ancora nella prospettiva nazionalista. Facciamo fatica, ad accettare che vi sia un governo mondiale, che non è un dominio da parte di qualcuno, ma è una prospettiva nella quale c'è la reciprocità come fondamento della condizione umana, reciprocità anche con la natura. Si passa al paragrafo successivo, che non è molto lungo, e si intitola Gratuità che accoglie. Dunque, prima c'era una sottolineatura della reciprocità, oggi poi vi è un altro tema che ci stimola.
La gratuità, ma vediamo cosa dice Papa Francesco relativamente alla gratuità. Tuttavia, non vorrei ridurre questa impostazione a una qualche forma di utilitarismo. Esiste la gratuità, è la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di per sé sono buone, senza sperare di ricavare alcun risultato, senza aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, anche se al momento non porta un beneficio tangibile. Eppure ci sono paesi che pretendono di accogliere solo gli scienziati e gli investitori. Questo è vero, cioè la possibilità Solo. di accesso è a coloro i quali portano investimento e scienza. Ma voglio sottolineare anche un altro aspetto. Gratuità non significa assenza di investimento, ma investimento finalizzato al bene comune, non alla logica del gioco degli interessi. Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso, sempre misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli e fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Per questo Gesù raccomanda: mentre tu fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto. Dio scusa. Dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli. Gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La vera qualità dei diversi paesi del mondo si misura da questa capacità di pensare non solo come paese, ma come famiglia umana, e quando si dimostra e questo si dimostra specialmente nei periodi critici. I nazionalismi chiusi manifestano in definitiva questa incapacità di gratuità. L'errata presunzione di potersi sviluppare a margine della rovina altrui e che chiudendosi agli altri saranno più protetti. L'immigrato è visto come un usurpatore che non offre nulla. Così si arriva a pensare ingenuamente che i poveri sono pericolosi o inutili e che i potenti sono generosi benefattori. Solo una cultura sociale e politica che comprenda l'accoglienza gratuita potrà avere futuro. Credo che si commenti da solo questo testo di Papa Messaggio Francesco. fortissimo di Papa Francesco, completamente azzeccato, secondo me sono d'accordo su tutto ciò che sta dicendo in questi paragrafi. Non credo ci sia molto da aggiungere. Non saprei che riflessioni portare in più, Era onestamente. ascoltare e poi far pratica. Gratuità, che significa investire generosamente senza aspettative o interessi. Abbiamo concluso il paragrafo. Bene, io direi che possiamo anche fermarci qui, invitando chi ha ascoltato a farsi protagonista di questo investimento nella gratuità, un investimento che fa decisamente nascere un'azione in controcorrente rispetto alla cultura dominante. Abbiamo assistito anche in questi giorni, pare si chiami Gioventù Nazionale, non è per metterla in politica, però è la parte giovanile, credo, di Fratelli d'Italia. È un partito che richiama la fratellanza, ma che purtroppo nelle testimonianze che abbiamo visto di cori, gesti, affermazioni razziste, antisemite, quella gestualità che ha caratterizzato la parte più tragica del Novecento, espressa dal movimento giovanile, appunto, di un partito che addirittura usa il termine
fratelli e sorelle, immagino, d'Italia. Ecco, questo lascia profondamente perplessi, perché non si usa, non si manipola. Un valore fondamentale che è quello della fratellanza. Mettendo in mostra poi, attraverso le generazioni che si affacciano al futuro, gesti, affermazioni che hanno rappresentato la parte più triste del Novecento, della prima metà del Novecento. Purtroppo, anche se si cambiano i nomi, anche se si usa la fratellanza, penso che la questione del razzismo, della vocazione tirannica, sia da tenere sotto controllo, essere osservata, ma fare in modo che riverberi anche nei nostri cuori e nelle nostre menti, affinché non sia solo un'indignazione quella che viene espressa, ma sia un desiderio profondo, radicale, l'espressività di una passione autentica per una gratuità disinteressata, come ci indica Papa Francesco. C'è un estremo bisogno di testimonianza di gratuità disinteressata, di una ricchezza che nasce dalla spoliazione delle nostre forme predatorie che costituiscono la parte privilegiata del pianeta. Sono tutti argomenti fondamentali per costruire una prospettiva e un futuro di pace fondato sulla giustizia sociale e sul rispetto di nostra madre terra, delle culture altre rispetto alle nostre, della necessaria affermazione della interconnessione che ci porta verso una prospettiva globalizzata, un pensiero globale, anche se agiamo a livello semplicemente locale. Sono argomenti fondamentali che sì, dovrebbero in qualche maniera caratterizzare anche le forme della politica, ed è un pensiero culturale che è apertamente pre-politico, ma che deve incidere profondamente sulla dinamica politica in questo tempo caratterizzato da crisi profonde, climatiche, economico-finanziarie, di organizzazione dei sistemi sanitari e purtroppo di presenza di forme belligeranti che creano dolore, sofferenza, morte, miseria, che sì, per molte popolazioni. Poi ci sono gli speculatori che naturalmente nella ricostruzione si faranno ancora più ricchi. Sono tutti argomenti, ripeto, estremamente importanti, perché la costruzione di una fratellanza tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e l'intero creato è una condizione fondamentale per far sì che l'armonia e la bellezza della vita continui a essere presente come dono su questo nostro pianeta. Noi possiamo salvaguardare il creato. Non siamo noi i creatori, siamo i servitori attenti di un creato che contiene in sé armonia, bellezza e potenzialità. Dobbiamo investire su questo. Bene, vi auguro a tutte e a tutti un buon sabato. Buon sabato a tutti.